E certamente mi si chiede che cosa vuol dire per me essere la mamma di un ragazzo beato, un ragazzo che viene proposto dalla Chiesa come modello per i giovani di oggi. Certamente è un impegno, perché è una responsabilità, perché non è, diciamo, innanzitutto, normalmente quando si è beatificati o canonizzati, molto spesso i parenti, i genitori sono già morti, quindi ecco, il fatto di essere in vita ancora adesso, mentre mio figlio è già beato, mi comportano un grosso impegno perché mi chiamano a testimoniare, mi chiamano a parlare di lui, ma io soprattutto cerco sempre di, diciamo, spingere i giovani alla santità, perché la santità, è una chiamata per tutti. Tutti siamo chiamati a essere santi, non solamente Carlo. E quindi io voglio che l'esempio di Carlo sia un motivo di speranza e di sprone per tanti altri giovani, altre persone. Perché Carlo si è santificato nella semplicità, nella quotidianità di ogni giorno, facendo tutto per amore di Dio, vivendo questa presenza di Dio costante nella sua vita. Si è servito dei sacramenti, che sono la cosa più soprannaturale che abbiamo sulla terra, i segni efficaci attraverso i quali Dio ci dona la grazia per santificarci, soprattutto l'Eucaristia, che è l'autostrada per il cielo, così come la chiamava mio figlio. Perché? Perché certamente sappiamo che il fine di una vita santa è quello di amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. E l'Eucaristia, che contiene la presenza viva e reale di Cristo, perché poi Gesù l'ha promesso: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E che cosa? Cristo sappiamo che è amore. E allora, quando io mangio l'Eucaristia, mangio la fonte dell'amore, cioè mangio proprio l'amore. E Gesù mi aiuta attraverso l'Eucaristia a aumentare questa capacità di amare Dio e amare il prossimo. Ecco perché è così importante l'Eucaristia ed è l'autostrada per il cielo. Certamente, come ha detto Gesù nel Vangelo di San Giovanni, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io dimoro in lui. E ha promesso chiaramente un'unione speciale, cioè un'unione particolare, un'intimità che altrimenti è difficile avere con Dio. Ecco, l'Eucaristia ci dona questa possibilità di già vivere nella coeternità di Dio, perché vivendo questa forte intimità con Dio, certamente già in questa terra possiamo vivere in questa, diciamo, dimensione eterna, ecco. E naturalmente Dio ci aiuta a modificarci, a santificarci, a cambiare quello che in noi non va e soprattutto a crescere l'amore, ecco, che è la cosa più importante. Ora, Carlo è stato sicuramente un ragazzo che ha usufruito innanzitutto di quello che è il tesoro che la Chiesa ci dà, che sono i sacramenti, sono poi la preghiera, e soprattutto si è anche cibato della parola di Dio con cui si confrontava, perché non è una parola qualunque, è parola di Dio attraverso la quale c'è l'ispirazione dello Spirito Santo, e quindi comunque una parola che scava dentro di noi, che ci aiuta a cambiare, a modificarci, a confrontarci con Gesù, a conoscere Gesù, perché l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, ecco. Quindi certamente questi sono stati i mezzi. E anche la Vergine Maria, che ha un ruolo fondamentale nella vita di Carlo, che, come lui diceva, la scala, il rosario per lui era la scala più corta per salire in cielo. Lui l'ha cominciato a pregare quando aveva 5 anni, il rosario, ecco. E poi è stato sempre fedele alla recita quotidiana del rosario. Soprattutto la Madonna per lui era un modello di umiltà, di santità. Ecco, quindi i due pilastri di Carlo sono stati l'Eucaristia, la Madonna, i sacramenti e la Chiesa. Ecco, e allora Carlo penso che posso testimoniare, ecco, soprattutto perché mi si chiede la mia testimonianza, ecco, che Carlo si è santificato facendo bene tutte le cose che faceva, perché le faceva con questo sguardo verso Dio e soprattutto con, diciamo, l'amore, ecco, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo. Ed è possibile anche oggi, nonostante tutto quello che abbiamo, che ci impedisce spesso, ci tira verso il basso, perché il mondo ci attira e spesso
ci presenta anche dei modelli sbagliati, no? Che sono contro il Vangelo, però se siamo uniti a Cristo, ecco, ci se la può fare. E Carlo ce l'ha fatta e è passato indenne attraverso tutti questi serpenti, perché con Cristo, che diventa il nostro scudo, la nostra fortezza, nulla dobbiamo temere. E io penso che questo è soprattutto il messaggio di Carlo, che nella semplicità si può santificare e la santità consiste soprattutto nel fare bene ogni giorno i propri doveri e farli con amore.